Siamo davanti a una edizione che sarà storica, sarà ricordata negli annali. Siamo davanti a 4.000 espositori, ovviamente nazionali, italiani, sono rappresentati 30 paesi, stiamo parlando di 1.000 buyers, quindi sono raddoppiati rispetto all'ultima edizione che rappresentano 68 paesi. Diciamo che i presupposti ci sono tutti per dire che è la più grande esposizione dei vini e delle tecnologie enologiche a livello internazionale. Dall'altro siamo davanti a un paese, cioè l'Italia vi ricordo che è ancora il primo produttore nazionale, il Veneto è il primo produttore a livello nazionale, visto e considerato che siamo arrivati a 12 milioni e 600 mila ettolitri, ma quello, il dato che mi interessa ricordare è che nei nostri 100.000 ettari coltivati a vite, noi riusciamo oggi a dire che rappresentiamo il 36% dell'export nazionale con 2 miliardi e 800 milioni di euro. E se poi andiamo a guardare il dato del Veneto, il dato del Veneto ci dice che dopo Francia, Italia e Spagna arriva il Veneto, Mari Crozza ci farà anche le sue robe su questa dichiarazione, però un dato di fatto noi esportiamo di più dell'Australia e di più del Cile come regione Veneto.